Spesso l'idea di un'Europa unita si fonda con l'Unione Europea, di cui molti provano una forte disillusione. Come possiamo lavorare per un'unità effettiva di tutta l'Europa? Un primo esempio di come possiamo lavorare sarà la mariapola europea. Certamente non è che io penso all'Unione Europea, penso all'Europa tutta intera, con tutti i suoi stati, con tutte le sue differenze, con tutte le sue difficoltà. Che cosa vuol dire partecipare a questa mariapola europea? Che cosa vuol dire vivere un periodo insieme di diverse lingue, di diverse culture, ma come una famiglia che non è legata da un Parlamento europeo, da una moneta comune, da una istituzione militare comune, che non è legata da tutto questo, che non ha frontiere, che non ha barriere, ma perché? Non perché i confini nazionali non esistono, ma perché vengono superati da questa vita di famiglia, da questo amore reciproco fra tutti. E se questo veramente può essere un modello, un bozzetto di quello che può diventare l'Europa, può essere veramente qualcosa che contribuisce poi a fare in Europa un'esperienza del genere, ed è quello che vorremmo.